Sono Piera Felizzatti e da 8 anni mi sto interessando della situazione sociosanitaria delle isole Solomon, paese del quarto mondo nel sud-est del Ci Pacifico. troviamo al centro-sud del Pacifico, in isole sperdute, abbandonate. Ci troviamo nell'isola di Guadalcanal, famosa per la sanguinosa guerra mondiale, in cui vivono 90.000 abitanti, di cui circa 50.000 in città, Honiara, la capitale. Ci troviamo in una situazione di mancanza generale di strade adeguate, di strutture scolastiche e sanitarie. Non esiste l'elettricità se non nelle città principali. Ci sono serie difficoltà di raggiungere le isole diverse, difficoltà di comunicazione e questo certo non aiuta l'unità nazionale. Non è facile parlare della situazione della donna nelle isole Solomons. La donna in questa società si trova un po' isolata, ma con un ruolo molto importante. Di fatto è lei che decide, però viene comperata durante la cerimonia di nozze in cui si scambiano dei doni in denaro o in natura, per esempio molto comune soldi di conchiglia oppure anche maiali. Con questa cerimonia, ecco, la donna diventa proprietà del marito e da qui il ruolo della donna, la sua poca importanza nella società. La donna non ha voci nelle decisioni importanti, è totalmente assente dalla leadership, sia sociale che politica. Ne deriva un po', ecco, la mancanza di rispetto per la sua dignità, mancanza di responsabilità e di aiuto da parte dell'uomo. Abusi e violenze familiari sono comuni, elevato numero di figli, da 6 a 10 figli, mancanza di mezzi poi adeguati di sostentamento, di educazione, di sanità di base. È stato costruito addirittura un ospedale nel villaggio di Tetere al limite della foresta. E qui consentitemi di esprimere un ringraziamento in primis al nostro vescovo Monsignor Cappelli, poi a tutti i benefattori, ma soprattutto ai volontari che hanno lavorato in condizioni difficilissime, con temperature di 40 gradi sotto il sole, per giorni e giorni, senza mai un lamento o una discussione. Sono stati davvero un insegnamento di vita e di grande altruismo. A proposito di benefattori, la Fondazione La Casa degli Angeli di Daniele di Bologna ha recentemente donato una borsa di studio a una ragazza greca, Kostilia Karidi, medico che resterà nell'ospedale di Tetere per un anno, coadiuvata dalle Suore della Pietà. L'ospedale dove mi trovo si chiama The Good Samaritan Hospital. È un ospedale con 20 posti letto. Abbiamo una camera operatoria, due camere ostetriche con delle culle termostatiche, un laboratorio per esami ematochimici e per la tipizzazione della malaria, ambulatori per le vaccinazioni e le visite, con delle strumentazioni indispensabili. È un piccolo ospedale, però quasi ogni anno abbiamo circa 1.000 parti. È una cifra enorme. Da quando questo ospedale è stato aperto qua, cioè da 3 anni, è stata vista una netta diminuzione della mortalità infantile in questa zona. Prima le donne partorivano dove capitava, spesso da sole, con risultati spesso tragici. Oggi sono regolarmente controllate durante tutta la gravidanza, con esami ematochimici ed ecografici. E partoriscono in ospedale, in condizioni di grande sicurezza e tranquillità.